Un saluto a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale. Oggi abbiamo il grandissimo piacere di avere con noi niente meno che Dante Alighieri. È una battuta, ovviamente, ma neanche tanto, perché presentiamo una nuova piattaforma dedicata a Dante e alla Divina Commedia, Dantflix, del nostro amico Starnotti, che è con noi e che ce ne parlerà ampiamente. È un'iniziativa meritevole e importante, quindi seguite questa puntata perché sarà davvero particolare. Io, come al solito, non rubo altro tempo ai nostri ospiti e lascio subito la parola all'amico Riccardo. Prego, Riccardo. Grazie Maurizio, è un onore e un piacere poter essere presente a questa intervista, a questo dialogo con gli amici di Italia Medievale, che io seguo con gioia da tempo. Collaboriamo già da quando durante il lockdown ci sono state molte dirette che abbiamo sviluppato online e sempre avete condiviso, siete stati sempre presenti. Mi presento un attimo, io sono Riccardo Starnotti, sono una guida turistica abilitata su Firenze e tutta la Toscana. Ora sapete anche che l'abilitazione vale per tutta Italia. E diciamo che sono una guida particolare, perché sono sì una guida turistica, ma dantesca. Cosa facciamo? Accompagniamo turisti stranieri nelle scuole, nei luoghi menzionati. Abbiamo iniziato in Casentino, io sono il presidente di un'associazione culturale Amici di Dante in Casentino, e piano piano abbiamo studiato tutti i luoghi danteschi in Toscana, ora lo stiamo facendo in tutta Italia. Quindi io faccio la visita guidata in borghese e poi arrivando ai luoghi danteschi la gente si siede, ha davanti il testo e facciamo un percorso appunto storico-geografico e poi letterario. Entriamo nel testo dantesco e quando lo faccio mi metto il vestito come ho adesso. Quindi questo che all'inizio era una passione è diventato un lavoro tecnicamente di guida e abbiamo iniziato a utilizzare anche i mezzi che il web metteva a disposizione. Quindi l'associazione, pensate, del 2009. E nel 2015, per i 750 anni della nascita di Dante, abbiamo lanciato in primis un qualcosa di più fisico, concreto, che è il cammino di Dante in Casentino, un cammino di 19 tappe che parte da Firenze e arriva al Castello di Poppi, toccando tutti i luoghi danteschi menzionati nella Commedia. C'è sempre un riferimento ad una Terzì. La mia compagna è spagnola, abbiamo studiato il cammino di Santiago, tra quelli più famosi, abbiamo detto come possiamo portare un modello di economia sostenibile, bello, anche in Toscana o quantomeno in Casentino, non solo sulle tracce sempre di un santo, di una città santo, di un apostolo, ma cercando le orme del padre della lingua italiana, Dante Alighieri. E così è nato questo cammino. In questi anni abbiamo fatto sensibilizzazione, abbiamo fatto eventi, tant'è che è stato riconosciuto dalla regione toscana, da tutti i comuni. Nel 2021 abbiamo vinto addirittura un premio dalla Lonely Planet che appunto riconosceva a livello di ecosostenibilità il progetto. L'abbiamo rifatto quest'anno e sarà messo a sistema, vuol dire in sicurezza, tutto segnalizzato con guida che dovrebbe uscire con le terre di mezzo tra il 2022 e il 2023. E questo per quanto riguarda la presenza fisica. Sull'online abbiamo dal 2015 iniziato a mettere all'inizio i primi 5 canti dell'Inferno spiegati. Io faccio serate anche alla Roberto Benigni dove spiego dei canti accompagnato dal violino, Claudio Traverso, differenti pievi, luoghi in Toscana, ma ora mi è capitato di girare anche un po' il mondo, sono contento di questo. E quindi abbiamo detto, mettiamola a disposizione online per gli studenti, per chi vuole imparare l'italiano. I primi 5 canti sono piaciuti, le visualizzazioni arrivavano, ma che non vai avanti. E nel giro di 3-4 anni ho praticamente messo tutto l'inferno. E quindi il canale, pensate, è arrivato da poco fa, ha superato le 800.000 visualizzazioni, siamo molto contenti di ciò. Poi è arrivato il lockdown, e durante il lockdown noi si continuava a fare le dirette, tant'è che voi siete stati molto gentili, condividevate sempre le locandine, eravate presenti, e a un certo punto le persone hanno detto, no, perché non fai dei corsi specifici su Dante e su Zoom, perché io le dirette proprio su Facebook, su Instagram, sugli altri social. E praticamente ho detto, va bene, mi metto a disposizione, quindi noi abbiamo lanciato il primo corso così, per dare una mano, 5 lezioni, Dante come poeta, cifra accessibilissima, 25 euro. Si segnarono 102 persone da tutto il mondo, Australia, Cina, Argentina, Giappone, Messico, tantissimi italiani fuori Italia e in Italia. E quindi considerate che dovevamo stare tutti a casa, era passato da poco il Dante D, 25 di marzo, sapete che i primi Dante D della storia erano passati sui balconi, e Dio ha voluto così, e praticamente
da lì poi non abbiamo più smesso perché le persone si sono appassionate, le è sempre piaciuto, abbiamo fatto addirittura 9 corsi. Dante l'esoterismo, le donne della commedia, i 7 peccati capitali, Dante Campaldino e l'esilio. E questa cosa, quindi tutto questo materiale è cresciuto e alle persone ho detto, guardate, ho un'idea, vorrei fare una piattaforma dove mettere tutto a disposizione, dove uno se vuole paga una mensilità, 15-20 euro massimo, in base al tipo di abbonamento che fa, e accede a tutto. Se l'abbonamento è un pochino più caro, tra virgolette, è quello che permette un dialogo 24 ore su 24 con me, col gruppo e la comunità, e delle lezioni mensili che si ripetono con la comunità. E quindi cosa abbiamo fatto? Proprio il 25 di marzo del 2021, per il secondo anniversario di Dante, Dante D, abbiamo lanciato questa piattaforma, il cui nome è particolare, si chiama Dantflix. Uno dirà, ah, ma te hai voluto copiare la piattaforma Netflix? Dico, no, copiare no, non si può copiare una cosa che sta avendo un successo incredibile, una piattaforma streaming che ti permette di rivedere le tue serie preferite, fondamentalmente di intrattenimento. Noi con questa piattaforma vogliamo riuscire a fornire quegli strumenti per poter comprendere la commedia e Dante in maniera semplice, chiara e interessante. Quindi siamo sul motto ludere docendo, docendo ludere, c'è un pizzico di intrattenimento, sì, perché io ho vestito, ci sono le immagini interattive che passano, i corsi hanno tutte le immagini, quindi sono molto piacevoli da ascoltare, ma l'intento è educare, non solo intrattenere. E dopo averlo lanciato abbiamo spostato anche i Canti dell'Inferno che erano free su YouTube, ne abbiamo lasciate comunque una decina per chi vuole avvicinarsi alla commedia, e li abbiamo messi nella piattaforma. In piattaforma adesso c'è tutto l'inferno. Da settembre ci sono 2 canti del purgatorio ogni mese che vengono rilasciati, quindi alla fine del 2022 ci sarà tutto il purgatorio, alla fine del 2023 passa anche tutto il paradiso, quindi è un continuum. E la forma di imparare i canti è con un metodo secondo me tanto semplice quanto rivoluzionario, che si chiama così, si chiama Stars Map. O mappa delle stelle, te mi dirai, ma Dante è il padre della lingua italiana e te metti un termine in inglese? No, perché ho preso spunto dall'iniziale del mio cognome, facevo come Starnotti, quindi ho preso la prima parte del mio cognome, ci ho messo i puntini davanti e praticamente sono come 6 gradini per comprendere qualsiasi canto, quindi c'è una spiegazione di 20-25 minuti in base alla lunghezza del canto, quindi la S sta per spiegazione, la T sta per il testo, quindi te segui mentre c'è il testo davanti. Una volta fatto questi 2 primi punti c'è l'audio, la declamazione per sentire la musicalità. Poi c'è la seconda R che è il riassunto, quindi c'è una prosa con le parole in grassetto, con delle belle immagini, che se vuoi rileggi, che è la parte sinistra del cervello, quella logico-razionale, quindi il riassunto. Poi c'è la S di Stars che è la sintesi, in un altro video dove sono io che in 5 minuti ti riassumo quanto imparato, e poi map sta per mappa concettuale, quindi c'hai un A4 dove c'hai canto primo, Selva Oscura, Fiere, Virgilio, eccetera, eccetera. Quindi in questa maniera qui, te, se ti metti lì con calma, nel giro di 45 minuti, 90, andando con calma, qualsiasi canto in questo momento dell'inferno, poi più avanti in tutta la commedia, lo puoi comprendere in maniera semplice, chiara e interessante. All'interno della piattaforma sono già entrati differenti docenti, degli studenti e siamo molto contenti perché è una forma differente per comprendere un argomento che se uno non trova un professore appassionato, o quantomeno gli piace la poesia, può rimanerti qui. Io tanti studenti mi contattano, ma io Dante non mi garba perché, guarda, qui c'hai questa possibilità, puoi fare così, oppure c'è un dubbio, io metto a disposizione il gruppo privato, scrivi, entro 24 ore rispondo. E quindi credo che sia una maniera differente di far conoscere il sommo poeta, mantenendo quello che era il suo messaggio, perché lui scrive in volgare, quindi per il volgo, per il popolo, e quindi non scrive il latino che avrebbe potuto scrivere, ma scrive la commedia in volgare. La verità è che il poeta sarebbe già rimasto nella storia con La Vita Nova, con Prosimetro, poesia e prosa, e poi con il convivio, ma quando si rese conto che il 90% delle persone non sapevano leggere e scrivere nel Medioevo, cosa ha fatto il genio? Ha utilizzato sì il volgare, ma l'ha unito a sé con il numero e la rima. Quindi
quindi ha sviluppato la terzina, ogni parte della commedia sono dei versi endecasillabi che si riprendono di tre in tre, e quindi ha sviluppato dei canti. I contadini, le persone che lavoravano, magari non sapevano leggere e scrivere, ma sentivano le parole, sentivano il ritmo, e mentre facevano le loro cose, nel mezzo del cammin di nostra vita, mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita, e quindi le hanno integrate, le hanno assorbite. Infatti, anche fino a poco tempo fa, i migliori declamatori erano contadini che hanno fatto magari la terza media, ma che lavorando tutta la vita sentendo Dante, a fine settimana durante le feste patronali o le battaglie di poesia, erano quelli che la sapevano commentare meglio. E quindi noi lo stesso messaggio, per farlo arrivare a tutti, abbiamo detto di applicarlo con nuovi strumenti. E da qui è nato la piattaforma di Danflix. Quindi ecco, questo era un attimo per presentarmi, per dire i progetti che stiamo portando avanti anche dopo l'anno dantesco, perché ovviamente quest'anno, a 700 anni dalla morte di Dante, Dante morì a Ravenna la notte tra il 13 e il 14 settembre del 1321, e poco fa abbiamo festeggiato esattamente 700 anni, nel 2021, settembre. E quindi l'idea è proseguire questo percorso che stiamo facendo, anche perché c'è un altro anno dantesco che è vicino, che è il 2023. Il 2023 saranno 650 anni dalla prima lettura Dantes di Boccaccio a Firenze, alla Badia Fiorentina. I fiorentini hanno esiliato Dante, Dante ha scritto la commedia, c'è questo odio amore con la città e il poeta e viceversa, ma nel 1363 praticamente venne chiesto dagli stessi fiorentini al comune di Firenze di voler essere educati, cioè qualcuno che spiegasse praticamente la commedia, lo chiamavano El Dante. E chi chiamò Firenze? Chiamò Giovanni Boccaccio. Perché? Perché era un esperto di Dante, è stato il primo, diciamo, follower, che è andato in tutti i luoghi danteschi, ha scritto la sua biografia, e ha scritto tre volte a mano tutta la commedia, una di queste l'ha regalata all'amico Petrarca. E quindi iniziò queste letture dove la gente andava alla Badia Fiorentina. La Badia Fiorentina è una chiesa che si trova proprio al lato del quartiere di Dante, che è proprio nel centro di Firenze. Boccaccio iniziò, arrivò fino al 17° canto, poi purtroppo si ammalò e di lì a poco morì. Quindi è rimasto fino al 17° canto. Quindi tutte le letture Dante, Spermonti, Benigni, Albertazzi, tutte quelle che si sono sviluppate e si sviluppano ancora in tutto il mondo, sono un'evoluzione di ciò che avvenne nel 1363. Se noi facciamo il calcolo, sono 650 anni esatti nel 2023. Quindi, motivo in più per continuare a spingere nella ricerca di rendere accessibile a chiunque lo desideri la possibilità di conoscenza di Dante, della commedia, perché fortunatamente la nostra nazione, Dante è il padre, e se Dante è il padre, la Divina Commedia è la madre, perché il 90% delle parole che noi utilizziamo oggi nel nostro lessico vengono da quella opera. E quindi, come dico sempre, siamo sempre in cammino, caro Maurizio. Riccardo, perfetto. Io ne approfitto anche per ricordare il sito che è semplicissimo, www.dantflix.com, dove voi potete trovare Riccardo e tutta la sua opera e il suo lavoro. Tra parentesi, pare proprio che Dante avesse la barba. È vero, perlomeno quando era in esilio, dato che io sono un casentino, racconta appunto il Boccaccio che il poeta, proprio quando era in esilio, si era fatto crescere la barba e l'aveva, ora non dico così, però insomma racconta che ce No, l'aveva. perché noi siamo abituati a vederlo sempre glabro, no? Senza barba, però invece pare proprio che ce l'avesse, quindi sei più Dante di Dante. Cerchiamo di immedesimarsi in forma corretta nel personaggio, cercando. Direi. L'unica fregatura è che ti vediamo a mezzo busto, neanche a soltanto un fa, e non possiamo ammirare il tuo bellissimo vestito, No, che è veramente. è bello, velluto, lo faccio vedere un attimo così, vedete? E col cappuccetto che è il lucco, che poi ora uno dice, ma non è che lui andava in giro così, è l'iconografia che, essendo lui un uomo di lettere, e il rosso, se era porpora, era per i cardinali o i prelati, e il rosso era per i letterati, dopo è stato sempre
tramandato così, però non è che lui andasse in giro necessariamente così vestito di rosso, anche Ma perché infatti non credo proprio. il fatto di essere è più perché noi siamo abituati a vederlo così nei dipinti e sicuramente è diventato appunto iconico come vestito. Senti, io ti ringrazio tantissimo di aver accettato il nostro invito e di averci presentato questo tuo nuovo impegno, che non è da poco, perché è una piattaforma in costante aggiornamento e si implementa di giorno in giorno. Quindi consiglio a tutti di fare un giro almeno per vedere com'è strutturata e poi decidere cosa fare, se iscriversi ai corsi, alle lezioni, se navigarla o quant'altro. Ricordo invece a tutti i nostri videoascoltatori di continuare a seguire Italia Medievale sul nostro sito che è www.italiamedievale.org e su tutti i nostri social dove siamo presenti praticamente ovunque, quindi non sto neanche a farle l'elenco perché sarebbe ammorbante e lunghissimo. Riccardo, grazie ancora e spero di incontrarti presto, magari di partecipare a una delle tue visite guidate in presenza. Così sarà, caro Maurizio, ti ringrazio per l'opportunità, per qualsiasi cosa sempre a disposizione e sicuramente collaboreremo insieme in futuro. Ti mando un abbraccio e come dico sempre, buon cammino.